I vertici di Fratelli d'Italia alle prese da ieri 14 dicembre con la festa di Atreju che proseguirà fino a domenica 17 dicembre. Nei giorni scorsi sono stati nel Salernitano non solo per aprire il congresso che ha poi portato all'elezione di Giuseppe Fabbricatore come coordinatore provinciale del partito della Premier Giorgia Meloni, ma anche per parlare delle prossime elezioni europee, lanciando Alberico Gambino come candidato scelto da Fratelli d'Italia. Un'ufficialità arrivata alla presenza di Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia, e del viceministro agli esteri Edmondo Cirielli. Una notizia che ha suscitato emozioni viste le recenti notizie che hanno risolutivamente riabilitato l'ex sindaco di Pagani con la sentenza definitiva che lo ha assolto dall'accusa di concussione perché il fatto non sussiste. Una sentenza aggiunta pochi giorni fa dalla Corte d'Appello di Napoli con i giudici che hanno stabilito la sua completa innocenza senza riserva. La vicenda giudiziaria del Alberico Gambino è stato tema su cui si è soffermato il viceministro Cirielli, che ha anche annunciato di voler vedere chiaro sulla vicenda che ha portato una persona innocente ad essere stata raggiunta da misure cautelari altamente restrittive come il carcere. Alberico Gambino, per il lavoro svolto da segretario del partito, da dirigente, insomma, e anche devo dire che quello che ha detto insomma, va un po' anche circostanziato, senza esagerare, perché altrimenti diamo lo spazio a qualche signore di farci qualche querela, ma insomma, oggettivamente. E lui è stata la vittima più eclatante, ma cara Arianna, devi sapere che qui dentro ci sono decine di persone che sono state indagate, che hanno subito perquisizioni di notte in quel periodo. Veramente abbiamo passato un brutto momento. Io pure sono finito indagato in concorso con Fabbricatore. Dopo 3 mesi per la vergogna ci hanno anche archiviato gli stessi che ci avevano indagato, ma l'obiettivo era farci uscire sui giornali da quel punto di vista. E insomma è stata una cosa veramente brutta. Poi vedere la storia anche parlamentare, perché noi dobbiamo chiedere una commissione parlamentare d'inchiesta, dimostrerà se c'è una coincidenza che l'allora procuratore della Repubblica, dopo appena andato in pensione, è diventato prima assessore regionale di De Luca e poi oggi è eurodeputato.